come dono della Madonna accogliamo stasera Alessandro, che dopo molto cammino dall'Ecuador, dove è nato, giunge stasera a far parte di noi, diventa parte della Chiesa Aretina. Con queste parole l'arcivescovo Riccardo Fontana si è rivolto durante la sua omelia in cattedrale per la solennità dell'Immacolata Concezione a Javier Alexander, che nel corso della celebrazione è stato ordinato diacono. Un giorno di grande festa che grazie alle telecamere di ETSD è stato seguito in diretta anche in Sud America, terra natale di Alexander, dove numerosi amici e parenti hanno allestito un maxi schermo per vivere insieme il momento dell'ordinazione diaconale. Un'occasione che si è conclusa nel seminario vescovile di Arezzo con una cena a buffet e in perfetto clima sudamericano con canti e balli ai quali tutta la comunità si è unita con gioia. Sono molto felice perché oggi sono arrivato a un traguardo che in realtà è un nuovo inizio, perché in questo tipo di scelta vocazionale si finisce una tappa ma inizia un'altra, c'è da ricominciare per andare avanti. Ho finito una tappa ma inizia una bella tappa di servizio, il diaconato è questo, è servizio che dopo mi porterà a un impegno più preciso dentro di questa chiesa che, come ho detto nella messa, è la mia chiesa. Questa è una festa che praticamente ha collegato la mia terra dove sono nato, Selica, che mando un salutone a tutta quella terra che si è collegata in streaming grazie a voi, grazie a Tele San Domenico. Non sapete quante persone in casa loro hanno visto, hanno seguito tutti i momenti della Santa Messa grazie a voi, grazie a Tele San Domenico. La mia mamma, il babbo, tutti quanti sono stati collegati con noi tramite Tele San Domenico. Grazie veramente.